Yeah, thank you for your kind. Grazie. Comincio subito. La situazione dei bambini e degli adolescenti con ASD in Germania è molto migliorata in questi anni. La diagnosi viene posta molto prima, vengono somministrati gli interventi di terapia precocemente. La formazione scolastica è migliore, ottengono qualifiche più elevate e va detto che moltissimi soggetti al contempo soffrono anche di deficit cognitivi importanti. La diagnosi di ASD normalmente viene posta in circa 65 soggetti su 10.000. Cosa vuol dire questo? Che evidentemente sono molti i soggetti con disturbi dello spettro autistico e bisogna dare a queste persone delle possibilità basate soprattutto sulle capacità individuali per consentire loro di riuscire ad avere un lavoro, e queste prospettive sono molto migliorate, anche se oggi il mercato del lavoro in Germania non è proprio roseo. Questa è la situazione attuale. Per quanto riguarda, come vedete, i soggetti con sindrome di Asperger, non sono tantissimi quelli che lavorano. Molti hanno un lavoro protetto. Senza dubbio, tanti soggetti autistici hanno bisogno di lavorare in modalità protetta, e in Germania tutti quelli che non riescono a trovare un lavoro sul mercato regolare spesso riescono invece a trovarne uno di tipo protetto. Questo però preoccupa, perché molti giovani di talento, dotati, non hanno la possibilità di trovare un lavoro normale, ed è un gran peccato, perché vanno poi a svolgere delle attività al di sotto delle loro capacità. Molti dicono: guardano la TV, navigano su internet, non hanno prospettive di lavoro e potrebbero fare tante cose. E questo è vero, non sono persone stimolate, oppure non riescono a trovare un lavoro normale a meno di ricevere un buon sostegno. Per quanto riguarda invece la situazione a livello internazionale, il quadro è analogo: solo il 2-5% degli adulti con ASD lavora regolarmente e solo il 20-28% degli autisti altofunzionanti svolge un lavoro competitivo. Come si fa però a inserirli sul mercato? Attraverso due possibilità: il job placement, che vuol dire formazione professionale e misure di sostegno all'occupazione, oppure attraverso il train and place, che vuol dire inserimento professionale attraverso vari anni di formazione per poi entrare sul mercato del lavoro. La novità è che le misure di sostegno all'occupazione si sono rivelate molto positive in Gran Bretagna e anche negli Stati Uniti. L'abbiamo sentito dire anche dalla professoressa Howlin, anche se, nonostante ciò, vi sono molte persone che hanno sì un lavoro regolare, ma al di sotto dei titoli e delle competenze che possiedono, in più percepiscono uno stipendio inferiore a quello che potrebbero ricevere.
Questo ci ha convinti del fatto che molti soggetti ASD potrebbero essere riconvertiti per occupare e svolgere mansioni di livello più elevato alla luce delle loro capacità, dei loro talenti. Certamente molte di queste persone possono svolgere e conservare posti di lavoro, diciamo, di livello superiore. Il prerequisito qual è? Credo che in tutti i casi si debba accettare un dato di fatto, e cioè che queste persone hanno una percezione cognitiva specifica, particolare. Dunque, dobbiamo creare delle condizioni al contorno in grado di accoglierle con certe misure di sostegno. È questo che ha portato allo sviluppo dell'ATP, che è un programma di formazione per i soggetti Asperger, nel 2003. Si tratta appunto di usufruire dei centri di formazione professionale esterni, e a questo proposito adesso vorrei aggiungere qualche dettaglio. ...250-400 adolescenti con varie forme di disabilità hanno la possibilità di entrare in questo centro di formazione, in cui scegliere i corsi. Possono vivere a casa propria, in collegio, durante la frequenza scolastica, possono scegliere tra una cinquantina di lavori diversi. E per facilitare queste possibilità si è deciso di creare una rete vera e propria di centri di formazione professionale con del personale specializzato. Dopo poco tempo abbiamo visto che non bastavano, infatti in questo momento, e infatti nel giro di poco, sono stati aperti altri centri di formazione. Il numero di giovani in formazione è aumentato notevolmente nel tempo. Nel giro di 7 anni si è raddoppiato. Come si vede dal grafico, cinque centri di formazione oggi provvedono alla formazione di 220 persone. L'obiettivo dichiarato però è quello di insegnare competenze differenti, di migliorare le competenze sociali degli studenti e di collocarli sul mercato del lavoro, sul mercato del lavoro normale. Molto spesso ci si interroga ovviamente sui costi. Sono in grado questi giovani di avere un lavoro complesso? Riescono ad avere un lavoro a tempo indeterminato? Beh, l'analisi di 5 centri di formazione ha portato a dei risultati, a dei dati statistici più accurati. Ebbene, 88 giovani hanno finito la formazione con successo, una formazione che è durata 3 anni, 3 anni e mezzo. Il 52% di questi soggetti, ovvero 46, ha ottenuto un lavoro sul mercato del lavoro normale, regolare, 14 lavorano in modalità protetta, 9 hanno bisogno di un'ulteriore formazione, 19 sono ancora alla ricerca del lavoro, o quantomeno non è stato possibile inserirle a causa di ricoveri ospedalieri o altro sul mercato regolare. La conclusione è che serve come il pane la formazione professionale per queste persone, per i soggetti autistici, per quelli con la sindrome di Asperger, altrimenti non possono completare il proprio percorso accademico ed entrare sul mercato del lavoro, ma al contempo
servono anche delle misure specifiche, su misura per le loro esigenze. Quindi, riassumendo, direi che una formazione professionale positiva deve tener conto delle doti e degli interessi degli studenti. Bisogna organizzare una sorta di formazione pre-professionale e prevedere, selezionare con attenzione le misure di valutazione. Dobbiamo creare delle condizioni al contorno in maniera da soddisfare le esigenze dei giovani e facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro. Quindi bisogna modificare anche le strategie didattiche per questi gruppi particolari. Alcuni hanno bisogno di sostegno sul lavoro, di un'assistenza sul lavoro qualche volta, e questo vuol dire modificare per esempio gli esami in maniera da compensare gli svantaggi di queste persone che fare una pausa durante gli esami. E cose analoghe. E in più, la preparazione al lavoro deve essere molto graduale. Questi 3 anni di cui vi ho detto prevedono anche un tirocinio presso aziende esterne. Si è capito che molte volte il successo o l'insuccesso non dipendono dalle capacità professionali, ma dalle abilità sociali. Quindi è molto importante insegnare anche queste ai partecipanti, le abilità sociali, quelle della comunicazione. Ed inoltre occorre garantire un passaggio agevole dal centro di formazione al mercato del lavoro. Cosa vuol dire? Vuol dire preparare i partecipanti a lasciare, ad abbandonare il centro di formazione. Vuol dire insegnare loro abilità della vita quotidiana. Vuol dire trovare un lavoro con l'aiuto dei servizi di integrazione. Questo in Germania è possibile per la semplice ragione che esistono molti servizi di questo tipo destinati ai soggetti portatori di handicap. Bisogna cercare di fare in modo che le persone vivano vicino al posto di lavoro ed eventualmente occorre offrire loro un'assistenza sul lavoro con un eventuale intervento in caso di crisi. Servono anche dei gruppi per il tempo libero, dei circoli, dei club. Ed infine, direi che vanno modificati i luoghi di lavoro competitivi, nel senso che molte volte alcune di queste persone hanno bisogno di un lavoro, diciamo, semi-protetto. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo andare alla ricerca sul mercato normale, tra le imprese normali, dobbiamo andare a individuare queste modalità di lavoro semi-protetto. Qualche esempio, partiamo dalle valutazioni. La valutazione delle abilità in questi centri prevede dei test per 40-60 giorni, cioè gli adolescenti fanno lavoro d'ufficio, lavorano con legno, con i metalli, in giardino. Svolgono attività pratiche per circa 20 giorni. E se non riescono a fare il tirocinio, quantomeno possono usufruire della formazione pre-professionale per 11 mesi
in maniera da ottenere delle qualifiche migliori.